A nome della Segreteria Nazionale del Coordinamento Nazionale della Rete dei Comunisti esprimiamo le massime felicitazioni con grande orgoglio per l'elezione a Presidente di Cuba del compagno, dell'amico, del fratello Miguel Díaz-Canel. Per noi questo rappresenta un grande evento nella continuità rivoluzionaria. Miguel Díaz-Canel rappresenta la terza generazione di rivoluzionari dopo appunto lo sbarco del Gram, la vittoria della rivoluzione del 59, dopo Playa Girón, dopo l'affermazione della continuità rivoluzionaria sotto la guida del compagno, del comandante eterno Fidel Castro, dopo il periodo speciale che ha significato il rafforzamento anche dal punto di vista etico, morale e materiale della rivoluzione. E in questa fase si apre appunto lo scenario, dopo appunto che Fidel nel 2006 aveva rinunciato ai suoi incarichi politici, ma non ha mai rinunciato alla grande battaglia delle idee che ha portato avanti fino al suo ultimo respiro, e anzi sta continuando anche dopo la sua morte. Con Miguel Díaz-Canel entra questa generazione di nemmeno sessantenni. Miguel Díaz-Canel ha 57 anni, un caro amico che conosco da molto tempo, che è stato professore dell'Università di Santa Clara, rettore, poi ministro dell'Educazione Superiore, poi rappresenta non solo la continuità dopo il periodo speciale, non solo la continuità dopo i tentativi di negoziazione con l'amministrazione Obama, ma la continuità di ciò che è stato lanciato nel sesto congresso del Partito Comunista già nel 2011, cioè il perfezionamento e l'attualizzazione della pianificazione e dei piani dell'economia socialista. Per cui continuità nel socialismo, continuità nell'idea rivoluzionaria di Fidel e di Raúl Castro, continuità della rivoluzione cubana. Miguel Díaz-Canel, grande amico, grande fratello, grande rivoluzionario che dà continuità al progetto socialista di Cuba.